Ancora scintille tra Laura Boldrini e il Movimento 5 Stelle dopo gli insulti subiti e l'accusa di non essere più super partes. È istigazione alla violenza, tanta rabbia e tanto odio. Si è visto solo in dittatura, accusa la Presidente della Camera, che sui commenti apparsi sul blog di Beppe Grillo dice sono di potenziali stupratori. E a rinfocolare le polemiche Claudio Messora, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle al Senato, che in un tweet scrive «Cara Laura, se fossimo stupratori tu non correresti rischi». Poi chiede scusa, nel mirino di Grillo finisce anche Daria Bignardi. Matteo Renzi rilancia su riforme e bipolarismo. Batteremo la nuova destra anche senza Casini, assicura il leader PD, spiegando che contro Berlusconi servono idee e che Grillo si sta sgonfiando come un palloncino. Ma gli atti di questi giorni sono squadristi. Quanto al governo, può andare avanti fino al 2018, ripete Renzi, a patto che faccia le riforme. Italia ancora una volta esempio da non seguire per l'Unione Europea. La nostra legge anticorruzione lascia irrisolti vari problemi come la prescrizione, il falso in bilancio e l'autoriciclaggio. E inoltre, scrive Bruxelles, non introduce reati per il voto di scambio in un paese come l'Italia, sottolinea ancora l'Unione Europea, dove i legami tra politici e criminalità organizzata e imprese sono preoccupanti. Basta alle leggi ad personam. L'accordo annunciato ieri con Etihad, compagnia aerea degli Emirati Arabi, sblocca lo stallo dei finanziamenti per Alitalia. Tra poche ore arriveranno nuove risorse dalle banche, ha fatto sapere questa mattina Gabriele Del Torchio di Del Vettore Italiano. Ma Lufthansa attacca, è un aiuto di Stato mascherato. Lupi replica, è una trattativa tra privati. Nuovo rinvio di una settimana nel processo Aymara trattenuti in India. Dopo 2 anni non si conosce ancora il capo di accusa per il quale dovranno essere giudicati i nostri fucilieri. Anche il presidente della Corte indiana è irritato con la Procura Generale. Adesso basta, non concederò altri rinvii. E l'inviato del governo italiano De Mistura fa sapere di aver chiesto che Girone e la Torre tornino in Italia in attesa delle decisioni. La Juventus domina l'Inter nel derby d'Italia, 3-1 alla squadra di Mazzarri, che è sempre più in crisi, ora vede anche l'Europa a rischio. Conte incontentabile, non dovevamo prendere un gol. Affonda il Napoli a Bergamo, mentre Roma-Parma è rinviata per la pioggia. Benitez e Garcia mercoledì avversari nell'andata di semifinale di Coppa Italia. Dunque una buona giornata e una buona settimana dal telegiornale della 7, una settimana in cui si ricomincia sul fronte politico con alle spalle forse i giorni più duri, da un certo punto di vista più disdicevoli per l'immagine della politica italiana. Nel mirino lo sapete, l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, prima in aula ma soprattutto poi nell'attacco molto spesso personale ai vertici istituzionali, è stato il duro faccia a faccia, quella che continua anche nella giornata di oggi con il Presidente della Camera Boldrini ad infiammare gli animi, a far molto discutere anche quella parte del Movimento 5 Stelle che comincia a esprimere dissenso per le modalità, neanche il rischio comunque di spaventare in parte l'elettorato con certe modalità di comunicazione, però spegne il fuoco della polemica. Ascoltate cosa è successo oggi. Cara Laura, volevo tranquillizzarti, anche se noi del blog di Grillo fossimo tutti potenziali stupratori, tu non corri nessun rischio. L'ultima provocazione grillina arriva via Twitter, la firma Claudio Messora, responsabile comunicazione al Senato. Un cinguettio in risposta alle durissime parole usate ieri sera da Laura Boldrini dopo i commenti osceni e gli insulti sessisti di cui è stata vittima. Il video postato sul blog di Grillo era istigazione alla violenza. Chi vi partecipa non vuole il confronto ma offendere e umiliare sessualmente. Sono potenziali stupratori, ha detto il presidente della Camera, ospite di Fazio. Dalla carta stampata alla televisione, passando per il web, non accenna a placarsi lo scontro fra Laura Boldrini e i 5 Stelle. Il movimento non è mai d'accordo con nessuna riforma e miglioria perché l'obiettivo è quello di non cambiare nulla e tutto deve essere spazzato via, ha detto il presidente della Camera, che ha condannato duramente i 5 Stelle per il loro attacco eversivo contro le istituzioni. Attacco che va respinto da tutte le forze democratiche, ha esortato. Ho visto tanta rabbia e odio come in dittatura.
Mentre sul suo blog Grillo continuava l'offensiva postando un fotomontaggio nel quale Boldrini viene definita ipocrita perché non ha preso posizione quando il PD ha usato slogan sessisti, ieri anche il vicepresidente della Camera, il grillino Luigi Di Maio, ha attaccato Boldrini. Sentirsi dire eversori vuol dire che per noi Laura Boldrini non è più la presidente di tutte le forze politiche della Camera. Ormai non è super partes, ma è scesa in campo. Di Maio dovrebbe collaborare con la presidenza, così come scritto nel regolamento, la secca replica del presidente della Camera. Insomma, fra Boldrini e Grillo è ormai scontro aperto. Dal blog del leader 5 Stelle nessuna controreplica, almeno per ora. In compenso c'è una lettera aperta a Daria Bignardi, firmata da Rocco Casalino, dell'ufficio comunicazione del Movimento, che non ha gradito la puntata delle invasioni barbariche in cui è stato ospite il deputato Alessandro Di Battista. Cara Bignardi, scrive Casalino, come sarebbe per te se ti invitassi a una trasmissione TV e ti chiedessi come si sente tuo figlio a scuola ad avere il nonno mandante di un assassino? Com'è l'aver sposato il figlio di un assassino? Con una grande abilità sei passata dal papà fascista di Di Battista ad Augias che ci dipinge come neofascisti, si legge nel post. Ma assomigliate più voi a quel regime, voi che utilizzate tecniche da Istituto Luce o noi che volevamo solo evitare che andassero 7 miliardi e mezzo di euro alle banche, 7 miliardi e mezzo che pagheremo noi tutti, tu e la tua famiglia comprese. E oggi si può fare. Dicevamo dunque evidente della strategia mediatica di Beppe Grillo e del Movimento 5 Stelle, si viaggia al ritmo di un nemico al giorno, gli ultimi in questo caso nel mirino del Movimento 5 Stelle proprio Daria Bignardi e suo marito, in questo senso Letta è voluto intervenire, ha detto non posso esimermi dal farlo, frasi folli, solidarietà alla Bignardi e al marito, intollerabile e scandaloso, non posso non commentare l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, solidarietà alla Bignardi è arrivata anche dal Presidente della Camera, dalla Boldrini, che ha detto, ha aggiunto, è in corso un pestaggio mediatico sul web, facendo l'elenco delle vittime, per così dire, non solo la Boldrini stessa, ma anche la Bignardi, Augias e Fazio, in ordine sparso. In tutto questo si cerca di mettere ordine all'agenda dell'esecutivo con quel patto di coalizione, lo sapete, per ora slittato, Letta ancora all'estero, e Matteo Renzi che cerca ancora una volta quel cambio di passo proprio nei confronti di Enrico Letta, quel cambio di passo invocato anche dal numero uno di Confindustria Squinzi. In questo senso però da leader del Partito Democratico Renzi non può non guardare anche alle manovre del centro. Il centro-sinistra vincerà anche senza Casini. Matteo Renzi sfoggia sicurezza, ma proprio nei giorni in cui si scrivono le regole del voto iniziano le grandi manovre sullo scacchiere politico. È il caso dell'UDC. Il suo leader Casini sabato ha recitato il De Profundis per l'esperienza centrista, annunciando il ritorno nel centrodestra, così come in caso di elezioni farà Alfano. Numeri che, secondo una proiezione del Corriere della Sera, potrebbero portare la coalizione di Berlusconi alla vittoria al primo turno. Decisivo sarebbe l'UDC. Ma Renzi tiene duro, non ho bisogno di Casini per vincere contro Berlusconi, servono le idee. Anche noi faremo alleanze con partiti di centro e di sinistra, ma va impedito il potere di ricatto dei piccoli partiti che uccisero Prodi nel 2006. Sella, ad esempio, non deve preoccuparsi di come ritoccare le soglie, avvisa, ma di come superarle. La legge elettorale, del resto, si può modificare solo con l'accordo di tutti. Renzi va dritto per la sua strada e punzecchia Grillo, che definisce nervosissimo perché per la prima volta è costretto a rincorrere. Se la politica fa le cose che promette, lui si sgonfia come un palloncino, ma accanto alla condanna per i toni degli ultimi giorni chiede le dimissioni di D'Ambrosio, l'esponente di Scelta Civica che ha colpito la deputata grillina Lupo. Poi lo sguardo si sposta sul governo. Non ho intenzione di andare a Palazzo Chigi senza passare dalle urne, rassicura di fronte ai rumors degli ultimi giorni. Il premier è Enrico Letta, tocca a lui decidere cosa fare. Se pensa che questo governo vada bene, ok. Se pensa che non vada, dica cosa vuole cambiare, quali ministri sostituire. Il tema rimpasto, insomma. Gli alleati, Alfano in primis, chiedono a Renzi di mettere i suoi uomini in squadra come garanzia che non intenda fiaccare il governo. Ma il segretario resta defilato e avvisa, l'esecutivo può durare fino al 2018 se fa le cose. Provocazioni che Letta non raccoglie, anzi, ho letto l'intervista di Renzi e mi sembrava nella giusta direzione, che si possa lavorare in quella direzione, dice da Doha il premier, che in attesa della firma del patto per il 2014, e quindi di Renzi, rivendica i passi fatti dal suo governo. Dal caso all'Italia, le dimissioni di Mastrapasqua, parla di crisi ormai alle spalle, rivendica. I risultati di questi giorni si ottengono solo se c'è la fiducia. La stabilità paga.
In questo quadro qualcuno commenta ironicamente, forse Letta fa poca fatica a rimanere lontano dalle questioni, le sollecitazioni e le polemiche della politica interna italiana. Di fatto il Presidente del Consiglio è all'estero ancora una volta per promuovere il prodotto Italia, che in questo caso specifico significa all'Italia ingresso degli sceicchi di Etihad nella compagnia di bandiera nazionale, con nodi che conosciamo da tanti anni, quello degli esuberi, quello dei debiti, e anche un ultimo intervento di traverso in una fase calda della trattativa da parte di Lufthansa. Ascoltate. Il segnale che il progetto Alitalia prende sempre più corpo e fa paura alla concorrenza lo dà questa mattina la Lufthansa, che dopo British Airways parte all'attacco. All'attacco di un'alleanza, quella con Etihad, definita una tattica di aggiramento dietro la quale si nasconde una forma di aiuto di Stato mascherato. E il riferimento è chiaramente alla presenza tra gli azionisti di maggioranza di Poste Italiane, qualcosa contro cui la compagnia tedesca intende appellarsi all'antitrust europeo. Ma questo è un capitolo che si aprirà solo quando i nuovi assetti di Alitalia saranno ufficialmente comunicati a Bruxelles. Per adesso, come ha detto questa mattina l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio, siamo nella fase più importante della trattativa, che vede le parti al lavoro per limare i dettagli di una integrazione. Tra poche ore, ha inoltre sottolineato soddisfatto il manager, firmeremo il contratto con le banche e doteremo Alitalia di ulteriori mezzi finanziari, ossia linee di credito che ci consentiranno di guardare al futuro. Tutto è pronto dunque affinché Alitalia acchiappi al volo la scialuppa di salvataggio lanciata dagli Emirati, che incastrano così un altro tassello della lunga marcia alla conquista del mercato europeo cominciata 2 anni fa. Manovre e acquisizioni di minoranza che alla fine, sommate l'un l'altra, porteranno alla solida costruzione globale. Per quanto ci riguarda, far gola e convincere gli emiri ad investire in una compagnia dai conti in rosso, c'è senz'altro l'idea di fare dello scalo romano di Fiumicino la base del progetto di espansione. Entrare in Italia infatti appare strategico, non tanto appunto per quello che si trova, quanto per garantirsi gli accordi che permettono i voli da Roma verso tutte le destinazioni mondiali. Nei piani di Etihad, infatti, Roma sarà lo scalo europeo per i voli da e verso Stati Uniti e Sud America. Un argomento, quello dello sfruttamento di Fiumicino, decisivo anche per il governo italiano, che non può non valutare le ricadute occupazionali. Un punto scottante per l'amministratore delegato nel pieno delle trattative anche sindacali, che lo vedono però ottimista dopo aver ritirato la proposta di cassa integrazione a 0 ore. Questo nonostante gli arabi, tra le condizioni, abbiano posto anche la riduzione del personale di 2.000 unità, in particolare quello di terra. Oggi l'azienda incontrerà di nuovo i sindacati. E da lontano Enrico Letta, naturalmente come tutte le istituzioni italiane, finalmente anche con la compattezza che forse era mancata in alcune occasioni negli ultimi 2 anni, segue cercando un'accelerazione anche la vicenda dei 2 fucilieri italiani, lo sapete, quasi 2 anni dall'arresto, l'accusa di aver ucciso 2 pescatori locali, ma ancora, pensate, manca un capo di imputazione preciso. C'è stato un ultimo rinvio, il Presidente del Consiglio chiede che sia l'ultimo e che la prossima settimana sia quella più importante, la decisiva. Ancora un rinvio, il 25esimo in 2 anni, ma la Corte Suprema indiana stavolta pare intenzionata a sbloccare sul serio lo stallo giuridico che tiene in sospeso il destino di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre. Entro e non oltre il 10 febbraio, ha stabilito oggi l'Alta Corte federale, la pubblica accusa dovrà formulare i precisi capi di imputazione contestati ai marò italiani per la morte dei 2 pescatori indiani il 15 febbraio 2012. 10 minuti appena è durata l'udienza di questa mattina, il pubblico ministero della Procura aveva chiesto ancora 3 settimane di tempo. Ma davanti all'opposizione della difesa basata sulla sequela di rinvii, il giudice ha deciso di fissare un limite. L'agenzia antiterrorismo e il ministero dell'interno hanno a disposizione 1 settimana per decidere se ricorrere al sua act, la legge antiterrorismo e antipirateria indiana. Accompagnato dall'ambasciatore Mancini, in aula era presente l'inviato del governo che segue dall'inizio la vicenda, Staffan De Mistura. Venerdì scorso il presidente della Repubblica Napolitano aveva rimproverato alle autorità indiane di aver gestito il caso in modi contraddittori e sconcertanti. De Mistura oggi ha fatto sapere di aver chiesto il ritorno in Italia dei 2 militari in attesa che la giustizia indiana decida. I marò erano in servizio di scorta antipirateria a bordo di una nave italiana. È impossibile dunque applicare la legge contro il terrorismo, aveva ricordato
ricordato invece il ministro degli esteri, Emma Bonino. Tra i punti cardine del ricorso italiano, la contestazione dei tempi con cui è stato condotto il procedimento, il fermo dei militari italiani risale a quasi 2 anni fa e ancora non è nota l'imputazione. L'illegittimità del ricorso al SWAT Act, la richiesta della piena libertà per la Torre Girone. Si apre così per i prossimi giorni una fase estremamente delicata. La Corte Suprema adesso potrebbe dare ragione all'Italia, rigettando addirittura l'avvio del processo, mentre lo stesso governo indiano potrebbe decidere di applicare la legge antiterrorismo, ma senza prevedere la pena capitale. Dicevamo della compattezza mostrata dalle nostre istituzioni, che ha ottenuto in questo caso appoggi trasversali. Importante quello dell'Unione Europea. Unione Europea, lo sapete, che ci segue molto da vicino quando si parla anche dei nostri conti, quelli dell'economia reale, gli ultimi numeri relativi ai redditi delle famiglie realmente a disposizione, che sono numeri in calo, ma quel che più conta per Bruxelles, il quadro, lo scenario generale, è un quadro di corruzione e di preoccupazione crescente. Ascoltiamo. La corruzione vista da Bruxelles, tema impegnativo molto scottante per l'Italia, visto che il primo rapporto sul fenomeno nell'Unione Europea, presentato poco fa dalla commissaria agli affari interni Malmström, dice senza peli sulla lingua cose che una parte degli italiani ritiene di sapere già e che invece un'altra parte degli italiani sostiene con forza non corrispondano a verità. Leggiamo dal rapporto. In Italia sono state fatte leggi ad personam e le cita, da Lodo Alfano alla ex Cirielli, alla depenalizzazione del falso in bilancio, al legittimo impedimento, leggi che hanno ostacolato i tentativi di darsi norme per garantire processi efficaci. Per questo Bruxelles suggerisce di farla finita con leggi pensate appunto per un solo soggetto. Il rapporto rileva come in Italia i legami tra politici, criminalità organizzata e imprese siano tra gli aspetti più preoccupanti e porta ad esempio l'alto numero di indagini per corruzione. Stupisce anche lo scarso livello di integrità dei titolari di cariche elettive di governo. Precisa e dettagliata l'analisi della nuova legge italiana anticorruzione. Ha dei punti oscuri, si legge, perché lascia irrisolti vari problemi, ad esempio non modifica la disciplina della prescrizione, la legge sul falso in bilancio e l'autoriciclaggio, e non introduce reati per il voto di scambio. Oltretutto frammenta le disposizioni sulla concussione e la corruzione, rischiando di creare ambiguità nella pratica e di limare ulteriormente la discrezionalità dell'azione penale. Ma dopo aver suggerito all'Italia di mettere mano anche alla questione del conflitto di interesse, la Commissione della legge vede anche il bicchiere mezzo pieno. Ad esempio quando parla del conseguente decreto legislativo sull'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive o di governo dopo condanne definitive. È un importante passo avanti, secondo l'esecutivo comunitario, che segnala come la norma sia stata applicata nel caso della decadenza da senatore di un ex premier, Berlusconi. In Italia il valore della corruzione è di circa 60 miliardi l'anno, il 4% del nostro PIL, calcola il rapporto, che ci invita a rafforzare il quadro giuridico e attuativo sul finanziamento ai partiti, in primis per le donazioni, e di mettere in atto adeguati poteri di controllo e sanzioni dissuasive. Ciliegina sulla torta, vengono giudicate ancora insufficienti le nuove disposizioni sulla corruzione nel settore privato e sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, le cosiddette gole profonde. Toccherà dire che ci stiamo abituando a un'altra emergenza, quella legata al nostro territorio troppo sollecitato dall'uomo e poco tutelato, e dunque le nevicate al nord che hanno provocato nel peggiore dei casi semplici blackout, ma al centro e al sud è stata la pioggia a provocare frane, alluvioni e soprattutto una situazione di grande pericolo, in certi casi di bilanci pesanti per la popolazione. Nubifragi al centro e al sud, e il nord ancora sepolto dalla neve. Molte regioni hanno decretato lo stato d'emergenza, l'ultima è stata il Friuli Venezia Giulia e in alcuni casi, come nel Modenese, è intervenuto l'esercito in aiuto delle popolazioni colpite dalle esondazioni dei fiumi Secchia e Panaro. Soldati mobilitati anche alle porte di Roma, a Fiumicino è stata un'altra notte difficile, 120 famiglie non hanno dormito nelle loro abitazioni, le scuole sono rimaste chiuse. I livelli dei due fiumi, Tevere e Aniene, continuamente controllati, risultano in diminuzione, ma rimane l'allerta almeno fino a stasera. Gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile sono difficili perché i terreni non riescono più ad assorbire la pioggia che continua a cadere.
In mattinata, dopo aver fatto un punto della situazione, il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha fatto sapere che rimarranno operativi tutti i dispositivi allertati per un monitoraggio costante, almeno fino a mercoledì prossimo. Nel pomeriggio, ha detto ancora il sindaco, si dovrà lavorare sulla stima dei danni e sulle misure da adottare per affrontare l'emergenza. La pioggia non dà tregua nel Veneto. Oggi le scuole sono rimaste chiuse e probabilmente lo saranno anche domani. Si sta valutando anche la possibilità di evacuare un ospedale riabilitativo della zona. Qui siamo a Cortina d'Ampezzo, case isolate, strade bloccate dalle nevicate eccezionali. Si continuano a liberare le strade e gli operatori turistici parlano già di stagione sciistica perduta. La Protezione Civile ha decretato per oggi criticità rossa per il Veneto centrale e l'Emilia Romagna. Continua a piovere anche in Calabria, le situazioni più critiche a Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro, qui il lungomare è completamente distrutto dalle mareggiate, preoccupano in queste ore i torrenti ingrossati e le numerose frane che nel Regino hanno isolato interi paesi. Le previsioni non sono buone, in tutta Italia il maltempo proseguirà almeno fino a metà settimana. Un giallo, ne avrete letto, quello della ragazza, la studentessa iraniana uccisa, ritrovata nelle acque del Lido di Venezia. Ci sono due fermati. Quasi 12 ore di viaggio in treno da Milano a Lecco e poi fino a Venezia con un cadavere in valigia. È stato risolto in parte il giallo della morte di Mahtab Savoy, la studentessa 29enne iraniana, ripescata nella laguna di Venezia una settimana fa. Per omicidio aggravato e occultamento di cadavere sono stati fermati i due indiani, una donna di 30 anni e il compagno di 28. La giovane è stata prima strangolata, poi spogliata e rinchiusa in un trolley. Agli inquirenti, i due inquilini hanno detto di aver trovato la studentessa morta in camera e, presi dal panico, hanno deciso di disfarsi del corpo gettandolo nel lago di Como. Secondo il loro racconto, per quanto finora emerso dalle attività investigative, avrebbero tentato per prima cosa di disfarsi del corpo di questa ragazza sul lago di Como, portandola esattamente a Lecco, non riuscendovi, sempre secondo il loro racconto, a causa della presenza di persone, avrebbero sostanzialmente cambiato idea, sarebbero tornati a Milano, da qui avrebbero preso un treno per Venezia, a Venezia un vaporetto fino al Lido, dove hanno certamente abbandonato il corpo della ragazza. Un viaggio lunghissimo, terminato solo a tarda sera. La coppia è rientrata a Milano con un taxi, spendendo circa 500 euro. Mahtab Savoy da 2 anni frequentava l'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano. Da circa 2 mesi condivideva un appartamento con altri inquilini stranieri, tutti regolari. Aveva visto un annuncio su internet per un posto letto nella stessa stanza in cui loggiava la coppia di indiani. Una sistemazione provvisoria. La ragazza, in difficoltà a dividere la stanza in tre, aveva già avvisato che a breve sarebbe andata via. I due indiani non hanno confessato l'omicidio e anche sul movente ancora non c'è certezza. Gli agenti seguono tutte le piste, da quella passionale a quella per soldi, e il trolley con il quale è stato trasportato il corpo della giovane non è stato ancora trovato. È stata una mattinata di terrore e di sangue in un liceo alla periferia di Mosca. Il killer, un ragazzo che ha tenuto in ostaggio studenti e insegnanti, il bilancio è pesante. Ha ucciso 2 persone e ne ha ferita una terza per un voto mancato che gli ha abbassato la media scolastica e gli avrebbe impedito di diplomarsi con la medaglia d'oro. Sarebbe questa la motivazione che nelle prime ore della mattinata ha spinto il 15enne Sergei Gordiev a compiere un blitz armato nella sua scuola, la numero 263, in un quartiere a nord-ovest di Mosca. Nella sua giovane mente l'ostacolo al conseguimento della medaglia d'oro, il massimo riconoscimento per uno studente russo, era quel voto, e il colpevole era il professore di geografia che glielo aveva negato. Per questo Sergei è andato a scuola armato di pistola, ha preso in ostaggio un'intera classe, una ventina di coetanei che si trovavano in aula, e ha sparato. All'odiato professore e a 2 poliziotti. Ha ucciso il primo ed un agente, un altro è rimasto ferito. A fermare la furia del giovane Sergei è stato il padre, che lo ha convinto a lasciare andare gli ostaggi e consegnarsi alla polizia, che ha potuto arrestarlo. È stata una mattinata terribile per gli studenti, per coloro che sono riusciti a scappare dalla scuola, che nel frattempo era stata circondata ed era sorvolata dagli elicotteri, e per coloro che invece sono rimasti bloccati sotto la minaccia della pistola.
Una scena questa inusuale per la Russia, che richiama alla mente invece le frequenti sparatorie nei college e negli atenei americani. A pochi giorni dall'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Sochi, il pensiero è corso immediatamente alle minacce del terrorismo che ormai da anni insanguina il Caucaso e a quella tragedia immane che fu l'assalto alla scuola di Beslan, dove morirono 331 persone, 181 erano bambini. Allora, adesso andiamo al campionato di calcio, 22esima giornata che si chiude stasera, lo sapete, con il derby di Genova. Desta impressione ancora una volta la Juventus, non ha allungato sulla Roma, fermata dalla pioggia, ha allungato solo perché la Roma non ha giocato, ha dominato sul campo l'Inter invece. 11 partite giocate in casa e 11 vittorie. Il miglior attacco del campionato, la seconda difesa. Il fortino dello Juventus Stadium impenetrabile, ma soprattutto 59 punti conquistati su 66 a disposizione. È una Juve tornata a volare dopo le 5 giornate romane della settimana scorsa, che avevano minato un pochino la serenità bianconera. E invece la Juve alle prime avvisaglie di difficoltà ha reagito come solo le grandi squadre sanno fare. 3-1 contro l'Inter che, con la contemporanea sospensione per pioggia della sfida tra Roma e Parma, portano a 9 le lunghezze di vantaggio sui giallorossi, addirittura a 15 sulla terza in Napoli. Troppo più forte la Juventus vista ieri contro un Inter impaurita e in difficoltà sin dal primo minuto di gioco. Gli uomini di Mazzarri non sono stati capaci di reagire allo strapotere fisico e all'aggressività dei bianconeri. Soltanto sul 3-0 i nerazzurri hanno avuto la forza di segnare una rete, troppo poco però per mettere in difficoltà la regina del calcio italiano. Conte, a 10 minuti dal termine dell'incontro, ha voluto inserire in campo anche Mirko Vucinic, una scelta che ha lasciato spazio a diverse interpretazioni che nessuno potrà mai provare. Il montenegrino infatti è stato l'oggetto dei desideri nero-azzurri, trattativa sfumata però per il dietrofronte dell'Inter. Ma questo ormai è il passato. Il presente dice che la Juventus è in fuga. Nel 2014 l'Inter ha ottenuto solo 2 pareggi in 5 partite. In una ipotetica classifica virtuale del nuovo anno sarebbe ultima. Un brutto segnale per la strategia di rafforzamento che nei prossimi mesi vorrà intraprendere Eric Thauhir. La Roma, a 9 punti dalla Juventus, recupererà il proprio match contro il Parma a marzo o più probabilmente ad aprile. Per i giallorossi, mercoledì sera all'Olimpico ci sarà la sfida di semifinale di Coppa Italia con il Napoli. I partenopei ieri, riconoscibili sul campo dell'Atalanta, in vista proprio della partita contro la Roma, avevano fatto un ampio turnover. Scelta che si è rivelata totalmente sbagliata. Tra papere del portiere ed errori difensivi, il Napoli è stato surclassato dalla forza dirompente di un ex, German Dennis. Adesso la squadra di Benitez ha 2 punti in meno rispetto all'anno scorso e il terzo posto non è così certo. Con questo ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Dunque, 5 secondi dopo le 14, giusto il tempo di ricordarvi quelli che sono i nostri aggiornamenti a disposizione sul nostro sito internet. Ora c'è la lunga pagina di TG Cronaca in primo piano, torneremo su emergenza maltempo, ma soprattutto su quella legata all'incuria del nostro territorio con la mancanza di interventi e di manutenzione anche sulle infrastrutture che va avanti da decenni. Informazione poi col telegiornale Tornaghi 20, noi ci rivediamo domani se volete. Grazie e buona giornata.